chiamo Egidio Gioia, lavoro per la Arrow Electronics. Lo scopo di questo speech è vedere un attimino questa famiglia di componenti, diciamo la high-end della famiglia EMX, EMX6, che ad oggi praticamente rappresenta lo stato dell'arte dei processori utilizzati nel mondo embedded per applicazioni multimediali, con grafica e quant'altro. Faccio una velocissima presentazione di chi sono e di cosa ci occupiamo. Lavoro per la Arrow da ormai una quindicina d'anni. Faccio parte di un gruppo di lavoro, di un team di gente, scusatemi, per lo più freelance, per cui quelli che potete vedere al banco dove ci sono anch'io, Pierluigi, altri non sono presenti qui. Il nostro obiettivo principale è quello, ovviamente a modi satellite per la Arrow Electronics, di realizzare sistemi di sviluppo, evaluation board, dei kit che però siano quanto più possibile completi, quindi non solo la parte hardware, non solo la parte fisicamente di scheda, nonché anche il supporto per i sistemi operativi che abbiamo deciso di popolare su queste schede, però che non rappresentano dei prodotti, non vogliono essere dei prodotti da porre in competizione con quelli che magari sono anche delle aziende che abbiamo in franchising verso Arrow. Oggi si sente parlare di produttori di SOM. I nostri possono sembrare anche loro dei SOM popolati su delle motherboard e altre soluzioni di questo genere, però sono open. In Italia, o comunque diciamo in giro, nonostante questo affermarsi di questi SOM popolati con processori high-end tipo EMX di cui andremo a parlare oggi, c'è molte aziende che o per una ragione o per quell'altra hanno l'esigenza di realizzarsi una scheda proprietaria. Ebbene, su queste tecnologie non è più semplice come una volta realizzarsi una scheda proprietaria, non tanto per la difficoltà hardware. Ormai tutti i fornitori vi mettono a disposizione, lo vedremo anche per gli EMX, vi mettono a disposizione dei sistemi di sviluppo, vi danno un po' tutto, vi danno schemi elettrici, vi danno BSP per i sistemi operativi che volete andare a utilizzare, però inevitabilmente voi dopo dovrete operare una sorta di tagli e cuci per andare a realizzare la vostra scheda. E normalmente la scheda di riferimento, la scheda del supplier, non è poi così vicina a quelle che volete fare voi. Ecco, noi fin dall'inizio, ormai da lontano 2001, su questo tipo di tecnologia abbiamo voluto realizzare un qualcosa che fosse sì un qualcosa di simile alla scheda del fornitore, però più vicina a quella che poi voleva fare il cliente finale, più veloce da adottare. Ovviamente è una soluzione, come dicevo prima, open, non solo perché forniamo schemistica, forniamo PCB, diamo eventualmente dei kit, così come si possono comprare anche dai fornitori di silicio, quindi FreeScale piuttosto che TI, ma mettiamo a disposizione anche tutta la parte di board support package sviluppata localmente. C'è questo team di gente, per lo più lavoriamo con l'Università di Padova, ma adesso stiamo iniziando una buona collaborazione con l'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa, con della gente che ha adottato queste nostre piattaforme allo stesso modo di come potrebbe adottarle poi il cliente finale, però ovviamente formandosi su queste piattaforme, assumendo, diciamo, cercando di farsene poi una conoscenza quanto più possibile ad ampio spettro, possono costituire poi, possono fare un po' da consulenti per il cliente finale che decidesse di adottarle. Ok, comunque adesso mi fermo qui, il mio obiettivo non è adesso di fare pubblicità a questo team, mi volevo solo presentare. Torniamo all'argomento focus del giorno, quindi Arrow EMX 6. Passa pure di una slide. Allora, qui una brevissima e velocissima storia. Diciamo, anche qui, sono oltre 10 anni che gli ARM,
l'architettura ARM ha un po' soppiantato quello che era la forza dei DX86 nel mondo embedded per le piattaforme high-end. Fin dall'epoca dell'ARM 9, non so quanti di voi hanno sentito parlare dei DXA, chi ha un po' più di anni sicuramente si ricorderà i PXA 255, i PXA 270, l'avvento diciamo degli ARM sulle piattaforme multimediali è avvenuto secondo me in modo massivo con i PXA. E da quel momento in avanti è stato praticamente alla fine soppiantato quasi completamente l'utilizzo delle famiglie X86 nelle applicazioni embedded che potessero in qualche modo necessitare di un sistema operativo, nonché di una grafica, nonché poi man mano che sono passati gli anni ovviamente si è cercato sempre di più di convergere con l'embedded a quello che potevano essere i desiderati o comunque le cose disponibili sulle piattaforme, che ne sono i tablet, piuttosto che i cellulari, piuttosto che i nostri PC. C'è sempre stato un grosso delta fra diciamo lo stato dell'arte del processore high-end utilizzabile per noi, per l'industria, per chi voleva farsi poi un suo prodotto, quindi nell'embedded, rispetto allo stato dell'arte che poi vedevamo invece sugli oggetti che avevamo a casa, quindi che ne so, i nostri tablet o il PC, nel senso che bene o male c'era quasi sempre una generazione di differenza. Mi spiego in modo semplice. 10 anni fa lo stato dell'arte della piattaforma high-end che l'azienda poteva utilizzare poteva essere un ARM 9, un 921, qualcosa del genere, giusto? A livello di Dryston MIPS, quanti ne dava un ARM 9? Non so, qualcosa come 500, 600, 700, qualcosa del genere. Lo stato dell'arte dei PC di allora, era qualcosa di molto più performante, sia da un punto di vista grafico, sia da un punto di vista proprio di capacità di calcolo della CPU. Ebbene, c'è stata sempre più convergenza in tal senso, fino ad arrivare a qualche anno fa con l'introduzione della famiglia l'introduzione dei Cortex A8, quindi con gli MX51, nonché gli OMAP di TI, abbiamo visto una notevole convergenza in tal senso. Sia per quanto riguarda le CPU che queste tecnologie potevano utilizzare, sia per l'introduzione delle GPU, quindi delle graphic processor unit molto performanti, che unite appunto a questo Cortex A8 effettivamente davano una potenza e una macchina veramente molto più performante, utilizzabile quindi anche nell'embedded. Beh, inizialmente, quindi qualche anno fa, ce n'erano tanti che hanno cominciato ad approcciare l'embedded con questi Cortex. Da un po' di tempo, e qui vengo a noi, ormai siamo in uno stato di quasi monopolio con la famiglia degli AMX. Non so quanti di voi li conoscono. Ancora all'epoca del 51, del 53, degli MX51-53, c'era una certa competizione da parte di altre case fornitrici, ma con l'AMX6 praticamente è rimasto la sola famiglia, cioè sono spariti tutti gli altri. Un po' perché, a mio avviso, la Freescale con l'AMX6 ha introdotto una famiglia di componenti veramente interessanti. Perché? Perché intanto sono scalabili, ha introdotto il concetto di scalabilità. Il concetto di scalabilità è molto importante perché un'azienda media italiana non è molto propensa a continuare a realizzare un nuovo circuito stampato, un nuovo PCB a fronte di una richiesta di maggiori performance. Ebbene, con l'MX6
basato su Cortex A9, la Freescale ha dato la possibilità al cliente di realizzare un solo PCB. In questa slide noi vediamo la presenza di diversi part number, BMX6 solo, il Dual Light, il Dual, il Quad, semplicemente cambiando il processore. Sono tutti componenti footprint compatibili, pin to pin compatibili. Il solo, dice la parola stessa, popolato con un solo core Cortex A9, fino ad arrivare al Quad, dove si hanno 4 core. Oltre a queste piccole differenze, vedremo un attimino più avanti, che in realtà ci sono anche delle altre differenze a livello di GPU utilizzata dall'uno e dall'altro, però questo, diciamo, ha dato fiducia, ha dato molta confidenza all'azienda che voleva realizzare su una scheda proprietaria, perché ha detto: vabbè, cavoli, a questo punto io poi andrò a utilizzare, a seconda dell'applicazione, quella che meglio fitta, e quindi con i relativi costi e tutto quanto. Ecco, non mi soffermo ulteriormente su questa roadmap, vi vado a dire solo questo: sicuramente chi di voi, ne conosco qualcuno qui dentro che sicuramente conosce, sa che esistono altri part number rispetto a questi presentati, semplicemente per una questione di NDA con la Freescale, diciamo, non ve li faccio vedere qui, ma poi magari ne parleremo in questi 10 minuti che andiamo a trascorrere insieme. Questo solo per dirvi che la famiglia IMX6 è una famiglia veramente ricca di prodotti e sta sempre di più, stanno sempre di più aumentando i part number disponibili per il nostro utilizzo. Ok, passiamo pure alla prossima slide, andiamo ad affrontare un po' più nel... non va avanti? Ok. Andiamo un po' a fare un deep dive sull'IMX6. Come ho detto con alcuni di voi che sono venuti a trovarmi qui al banco, diciamo che il concetto di scalabilità di questo componente non è applicabile proprio a tutti, però, diciamo, ecco, vedendo questa freccia blu, quella più in alto, è applicabile a ben 4 componenti: il solo, il dual light, il dual e il quad. Questi 4 componenti, vabbè, nel caso del solo abbiamo un solo core disponibile, nel caso del dual light e del dual 2 core, nel caso del quad ovviamente 4. C'è una seconda suddivisione: il solo e il dual light hanno un tipo di GPU, il dual e il quad hanno un altro tipo, ovviamente più performante, di GPU. La GPU è il Graphic Processor Unit, che in questo caso è stato integrato all'interno dello stesso DAI dalla Freescale, ma non è di provenienza Freescale. In questo caso si tratta di una GPU Vivante. La Vivante è un nome importante nell'ambito della realizzazione delle GPU. Per quanto riguarda il solo e il Dual Light, la GPU utilizzata è un Vivante GC880. Nel caso del Dual e del Quad è un GC2800, non ricordo il termine, perché è un nome che non è che poi noi sentiamo tanto spesso. Vi basti sapere che con l'IMX6 Quad e con la GPU Vivante di cui vi ho appena parlato, la Freescale, io mi permetto di dire, in quanto utilizzatore anche a livello personale di oggetti tipo iPad o altro, ha raggiunto le performance di quello che è lo stato dell'arte del mondo consumer degli oggetti equivalenti. Questo, ritornando a quello che vi ho detto prima, è una bella differenza rispetto a un po' di anni fa. Un po' di anni fa c'era un delta enorme tra lo stato dell'arte dell'oggetto consumer e quello che vi si rendeva disponibile nell'utilizzo embedded. Ebbene, con il Quad sappiate che adesso, io so che l'ultimo che ho preso a mia figlia è l'iPad Air 2, vabbè, alle Air 2, lasciatemi essere fanatico, non ci arriva l'IMX6 Quad, ma non c'è un delta così grosso. Credetemi, qualche anno fa c'era un delta enorme. Bene, andiamo avanti, andiamo a vedere un po' più da vicino questi oggetti. Qui vedete comparire degli altri nomi, il Solo X e il Solo Light. In realtà c'è anche l'Ultra Light,
e c'è anche un'altra famiglia di componenti che si comincia a sentire, in realtà sono due part number che sono il dual plus e il quad plus. Diciamo che quelli scalabili di cui vi ho accennato prima rimangono quelli che vi ho fatto vedere nella slide precedente, quindi quelli che vedete nelle ultime quattro colonne di questa slide. È stato introdotto non un solo componente, ma una famiglia di altri componenti che vanno sotto il nome di solo X. Dal termine solo si deduce che c'è un solo core. Sono ancora basati su Cortex A9, ma c'è un solo core. È stato introdotto però un secondo core che, al contrario di quelli scalabili, il solo, il dual light, il dual e il quad, sono core identici tra di loro, sono comunque degli A9. In questo caso è stato introdotto un core, io lo chiamo core di sistema, core di gestione di basso livello, che è un M4, che in molti casi, io sto facendo molte visite cliente negli ultimi tempi, in cui diciamo può esserci interesse per questo secondo core, per tutta una serie di funzionalità, ve ne cito qualcuna. Voi sapete bene che questi sistemi, per quanto performanti, per quanto potenti, se voi dovete andare a tirar su un sistema operativo, un Linux, un Android, su una macchina di questo genere, c'è un tempo di power on di un certo tipo, cioè voi non potete accendere la macchina e in un secondo avere tutto disponibile, perché il sistema venga su, adesso non so quali sono le migliori condizioni, ma devono passare almeno 10-15 secondi. Per alcune applicazioni ciò non è possibile. Ebbene, si può utilizzare il core M4 per quelle funzionalità che assolutamente devono essere disponibili immediatamente dopo l'accensione. E intanto attendere che la macchina principale venga su col sistema operativo Linux e quindi con tutte le funzionalità che poi sono necessarie e che il sistema operativo mette a disposizione. Ma questo è solo un tipo di applicazione, ce ne possono essere altre. Che ne so, se ha bisogno di tenere un forte real time, non chiamiamola, se ha bisogno di monitorare con estrema precisione, con un jitter veramente bassissimo, con latenza quasi nulla, un segnale, un GPIO piuttosto che una grandezza analogica, piuttosto che un qualcos'altro, benissimo, si dedica all'M4 a fare questa cosa, che per quanto poco performante possa essere rispetto a un A9, non avendo un sistema operativo che lo appesantisce sotto, si può dedicare per funzioni di questo tipo, e intanto invece la macchina principale si va a gestire quello che è necessario che faccia. Credetemi, io sto avendo molti clienti che erano partiti addirittura con, cioè gli MX6 si sta facendo concorrenza da solo, nel senso che ci sono dei clienti che erano partiti con gli MX6 e che adesso che è giunto questo MX6 solo, X scusatemi, si stanno interessando a questo componente. Allora, quindi oltre agli scalabili, oltre alla famiglia del solo X, che qui vedete in un'unica colonna, ma mi sembra, correggimi se sbaglio, Emilio, che esistono almeno quattro componenti diversi. C'è il solo X 1, 2, 3, 4, che si differiscono semplicemente per numero di periferiche che hanno all'interno. Oltre a questo, dicevo, ne esiste, beh, questo diciamo esiste dagli inizi. Io credo che da quando c'era il solo, il dual light, il dual quad, il solo light è stato già introdotto. Il solo light è un componente che qualcuno di voi ha chiesto, però diciamo che è un componente un po' più orientato al mondo consumer. Intanto non è pin-to-pin compatibile, non è scalabile con gli altri, ha un dot pitch di 0,5 mm contro il dot pitch di 0,8 mm degli altri. È un componente che forse anche a livello di range di temperatura non ha quelle versioni che si possono avere con quelli scalabili. Adesso non me li ricordo tutta memoria, ma mi sembra che non l'automotive non ce l'ha. E diciamo che si presta molto bene all'utilizzo per oggetti consumer dove c'è sì bisogno di una certa performance, ma c'è bisogno di basso consumo, c'è bisogno di basso costo. Diciamo che comunque, per quanto mi riguarda, non ho un grosso numero di applicazioni in tal senso. Anche la sola realizzazione di una scheda fatta ad hoc con il solo light è una cosa molto pesante. Noi, come
come vi dicevo all'inizio, siamo stati noi stessi degli sviluppatori di scheda con gli MX. Vi posso dire che abbiamo realizzato un SOM per gli MX6, solo, dual, light, quad, perché lo abbiamo fatto per quello scalabile. Solo di sfogliatura abbiamo impiegato 2 mesi, perché abbiamo cercato di realizzarlo secondo una tecnologia molto più tranquilla rispetto a quella della scheda di riferimento, affinché il cliente poi facilmente lo potesse andare a costruire dove vuole. Pensate un po' se avessimo dovuto farlo col solo light, che è un dot pitch di 0,5, e quindi con tutte le conseguenze del caso. Ok, andiamo a vedere un attimino invece più da vicino quelli che veramente abbiamo utilizzato, veramente sono disponibili e sui quali, diciamo, abbiamo la stragrande maggioranza delle richieste. Faccio presente che comunque ormai quasi tutte le schede che sono popolabili con uno di questi sono popolabili ovviamente con qualsiasi altro purché appartenente alla famiglia di quelli scalabili. Il più performante di tutto è il Quad, che come vi dicevo diciamo che appartiene a una sottofamiglia dove si può includere sia il Quad che il Dual, semplicemente per il fatto che la GPU dei due è la stessa, la Vivante GC 2008 mi sembra che sia. Per quanto riguarda le periferiche, a meno della differenza delle CPU, che quindi nel caso del Quad siamo 4 core Cortex A9, nel caso del Dual ce ne sono 2, diciamo che le periferiche sono poi abbastanza comuni e sono, lasciatemi dire qui, qui non faccio grossa enfasi perché sono un utilizzatore come progettista di tantissimi componenti, anche non MX, e vi posso dire che bene o male, come chi di voi avrà utilizzato queste schede, ne conosco qualcuno che sicuramente le ha utilizzate, bene o male le periferiche sono quelle, cioè non è che c'è una grossa differenza tra uno rispetto all'altro. Quello che posso sicuramente fare come highlight, che fino a questa famiglia non c'era, è l'introduzione del PCI Express. PCI Express sicuramente era una feature del mondo dei PC, invece adesso qui è utilizzabile tranquillamente su un Cortex. Un'altra introduzione importante è il SATA, la porta SATA. Noi stiamo facendo delle prove all'università, siamo riusciti a raggiungere su questa porta, adesso non so se un gigabyte o no, so se un gigabit di throughput, magari sono numeri che non vi spaventano perché tanto di prove sul PC lo faccio tranquillamente. Considerate che questa è una macchinetta che è un'arma, stiamo raggiungendo performance paragonabile a quelli che potete vedere su un PC. Ovviamente come tutti i dispositivi di questa famiglia consentono il boot da una grande quantità di dispositivi. Ormai già da un po' di tempo progettare con questi dispositivi non significa dover utilizzare una NAND piuttosto che una memoria parallela per fare il boot. Ormai si fa il boot tranquillamente da SD, cioè neanche la parte di bootloader è necessaria, è necessario metterlo su una flash residente. Volendo si può fare, ma si può tranquillamente fare il boot da SD, così come abbiamo fatto noi sulle schede che abbiamo presentato. Ok, sempre diciamo tra quelli compatibili abbiamo poi il Dual Light. Il Dual Light è diverso dal Dual perché, pur avendo 2 core rispetto al Dual, ha la GPU del solo e in più mi risulta che a livello anche di costo è molto più parente al solo che non alla famiglia del Dual e del Quad, e anche a livello di consumi di power management, per arrivare poi fino al solo. Il solo, diciamo, sembra che inizialmente non è molto ambito dalla gente che decide di utilizzare gli MX6, ma di fatto poi quando vanno in produzione utilizzano quasi tutti il solo, perché si rendono conto che il risparmio è notevole nell'utilizzo di un dispositivo di questo genere, e in più, diciamo, comunque le performance che si ottengono sono grandemente superiori a quelle che si possono desiderare. Andiamo avanti. Solo Light per dovere, mettiamo una slide anche per questo, ribadisco, è un componente dove non ho esperienza di progettazione diretta. Noi come team progettiamo, ma ammetto che su questo componente non abbiamo progettato per le ragioni
oggetto un po' più orientato al mondo consumer. Ok, da un po' di tempo è apparso, meno di un anno penso, no? È apparsa una nuova famiglia, quella del Solo X. Io non dico un componente ma una famiglia, perché come vi dicevo ne esistono ben 4 part number. La cosa bella di questo componente, come dicevo prima, è l'introduzione, come vedete alla seconda riga, di una seconda CPU. Ok, si può dire anche questo un multicore, però con un concetto diverso rispetto a quello del 6, dove i multicore sono più core a 9, qui invece il secondo core è un Cortex M4 che, come vi dicevo, può essere utilizzato per gestione di servizi, per gestione di periferiche, di funzionalità particolari, verticali, ma non diciamo a livello di sistema operativo in alternativa al core principale. Ok, di questi ne esistono diversi, la famiglia Solo X, però diciamo le differenze sono più che altro fra le periferiche che possono essere viste dall'uno sull'altro. Una cosa interessante, prima di andare a 6UL, voglio dire che Solo X rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto fino adesso, questa è una seconda ragione forte per cui della gente me lo sta chiedendo, ha una seconda porta Ethernet. In alcuni casi, proprio l'altro giorno, ero da un cliente che necessita di una seconda porta Ethernet, e questo è il solo di quelli, delle famiglie che abbiamo visto prima, che la presenta nativa. Ok, passiamo pure. Ecco, ancora più recentemente è stata introdotta un'ulteriore famiglia di componenti all'interno delle MX6, che è l'ultralight. Con l'ultralight c'è un'ulteriore novità. Beh, intanto come termine ultralight, lo dice la parola stessa, è un componente che consuma veramente poco, l'evento di power management. E la novità invece da un punto di vista tecnico è che di tutti gli MX6 che abbiamo visto fino adesso è l'unico il cui core principale non è una 9 ma una 7. Non so quanti di voi hanno esperienza di A6. A7 è un Cortex molto parente alla 9. Se andate in internet, lo mettete su Google questo termine, andate un po' a vedere su Wikipedia, vedrete una cosa molto bella. 15 minuti? Scusate, non sono abituato all'università, non mi metto i cartelli. Dicevo, ha una cosa molto bella, e cioè che consuma veramente poco e vi dà quasi le stesse performance della 9. Io non so di MX6, non ditelo alla Freescape se non mi ammazzano, ma l'ho utilizzato il Cortex A7 e vi posso dire che il delta rispetto alla 9 è bassissimo, mentre a livello energetico posso dire che consuma la metà. È importante questa notizia che vi sto dicendo perché nel caso degli MX6, prima ho fatto un po' la ruota del pavone dicendo che è performante, che c'è stata una fortissima convergenza rispetto allo stato dell'arte degli oggetti consumer, però non vi ho detto che se voi venite di là e io vi faccio partire Ubuntu nella versione 14.04 con l'app floating point e poi facciamo partire un'applicazione grafica pompata al massimo e vi dico di mettere il dito sugli MX6 e scottate, arriviamo a consumi che possono raggiungere i 4 watt e per alcune applicazioni sono veramente tanti. Ovviamente gli altri, non so, se noi consideriamo il solo, non consuma così tanto, però è anche vero che le performance si abbassano notevolmente. Con l'ultralight c'è questa grossa novità, l'introduzione del Cortex A7, ed è è il primo part number della famiglia IMX6 che ha un Cortex principale diverso dal 6, ma che, scusate, dal 9, ma che comunque è altamente performante su un basso consumo. Ecco, questo non è P2P incompatibile con gli altri, però è vero che non è P2P incompatibile con gli altri. Non so se si evince da qualche punto qui, ma io me lo ricordo, spero di ricordare bene, che comunque la sfogliatura di questa scheda, qui
ritorno nelle mie vesti di progettista, è comunque non così complessa come invece spogliare una scheda col solo. Quindi, ecco, non so a livello di costi dove si colloca rispetto a un solo. Il solo light, scusami, l'ultra light rispetto... Allora, il solo X è soft, allora in questo momento alcuni clienti che lo stanno prendendo in considerazione come ultra light stanno lavorando sulle board del solo X, perché è la famiglia software compatibile da quel punto di vista. Invece per quanto riguarda il costo abbiamo una forbice che sono dai 10 ai 13 dollari per il solo X, e questa è una famiglia che viene invece targettata quasi la metà, come price. Quindi ecco, non so chi di voi ieri mi insisteva tantissimo però sul la differenza è che il solo X c'è oggi. Ah, è così. Ultra light invece bisogna considerare questo. Agosto, Alfa Customer o cose di questo genere. Ok. Passiamo per la prossima. Benissimo. L'ultra light, come vi dicevo, così come il solo X, non è un solo part number, non definisce un solo part number. Sia per l'ultra light sia per il solo X abbiamo ben 4 part number diversi. Nel caso del solo X abbiamo solo X1, 2, 3, 4, nel caso dell'ultralight l'1, 2, 3, 4. Qui vi ho preso come riferimento il 2, vi ribadisco quello che vi ho detto anche per il solo X. Le differenze all'interno dello stesso prodotto, quindi dello stesso part number UL, tra l'1 e il 4 sono semplicemente le tipologie delle periferiche. In un caso abbiamo un CAN, in un altro caso abbiamo due porte CAN. Alcuni differiscono per le potenzialità del core grafico, comunque diciamo uno ovviamente poi può utilizzare quello che più gli si addice. Il core comunque è comunque un Cortex A7 per tutti. Ok, Emilio, passiamo per l'altra. Ok, i sistemi di sviluppo. Allora, la Rescale mette comunque a disposizione, questa è la scheda storica, la Sabre Board. Nelle due versioni mi risulta che sia esattamente la stessa, semplicemente una versione c'è compreso nell'ECD e un'altra versione no. Sono delle schede molto belle e che io invito chi dovesse per qualche ragione avere la necessità di realizzarsi una scheda proprietaria e non può andare sui SOM, ad esempio, di cercare di replicare quanto più possibile la scheda Sabre, è quello che facciamo anche noi, ma non perché i colleghi per prendermi in giro dicono è così, tu fai il tagli e cuci sulle tue schede, non è tanto per questo, non ci vuole niente a cambiare un componente su una scheda, un PMIC piuttosto che un'altra cosa a livello hardware, però poi ci vuole tantissimo a gestirne le revisioni software, le differenze di porting. In questo senso la Freescale dà un supporto notevolissimo sia per quanto riguarda Linux e Octo piuttosto che Android, piuttosto che quello che si vuole, e la cosa bella è che poi qualsiasi aggiornamento, qualsiasi passaggio di versione uno va a vedere sul sito, può tranquillamente riportarlo sulla propria scheda. In più la Freescale per queste schede fornisce assolutamente tutto, quindi schemi elettrici, PCB, BSP e quant'altro necessario affinché uno possa realizzarsi la propria scheda. Qui come Arrow mi permetto comunque di fare anche un minimo di marketing pro casa nostra, se può passare alla prossima Emilia. Ecco, anche noi abbiamo realizzato, come vi dicevo all'inizio di questo speech, da ben 15 anni noi comunque con questo team di sviluppatori abbiamo sempre realizzato, abbiamo sempre preferito realizzare sistemi locali, cioè un'alternativa a quello che propone il supplier. L'abbiamo fatto per il Pixar, l'abbiamo fatto con la Samsung, l'abbiamo fatto con TI e non li abbiamo fatti. Con Freescale ne abbiamo fatti tanti. Ecco, permettetemi di spendere qualche parola anche su questo sistema. Allora, questo sistema rispetto a quello della Freescale intanto non è da vedere in competizione. L'obiettivo è comune: rendere veloce, come dire, la realizzazione della scheda del cliente finale.
C'è una differenza sostanziale tra il sistema della Freescale e il sistema nostro. Puoi passare solo un secondo alla slide precedente. Ecco, le schede adesso qui le vedete piccole, però in realtà sono delle schede grosse così, che integrano tutto. Io li chiamo i lenzuoli, nel senso che ci mettono dentro tutto quello che si può, perché ovviamente poi il cliente possa, l'operazione di cutting del cliente possa essere solo un'operazione di cutting, non di adding. Però questo cosa significa? Significa che a volte, a partire da una scheda del genere, realizzare la propria scheda significa andare a rifare completamente tutto. È vero che vi danno la schemistica e voi sapete già le connessioni come farle, ma dovete risbrogliarla completamente da zero. Nel nostro caso invece noi abbiamo realizzato una sorta di somma, ecco, vedetelo lì in alto, è più piccolo della maggior parte dei SOM che trovate in commercio, però con una differenza: questo SOM è open, alla sorta di un Arduino like, cioè di questo SOM voi avrete tutto, potete avere schemi elettrici, allo stesso modo di come per le schede Freescale, con una differenza che, ripeto, questo è già molto più calibrato e già molto più oriented verso la soluzione del cliente finale. Il cliente lo può adottare così com'è, se ne può realizzare una scheda proprietaria, se ha bisogno dei PSP comunque glieli forniamo, e inoltre gli diamo anche una soluzione che industrialmente, a livello proprio di industrializzazione per l'applicazione che poi il cliente ne deve fare, sia già un po' pensata perché volendo possa essere utilizzata così com'è. Questo è un aspetto importante, è un aspetto che io dico, io sono arrivato in Arlo da vecchio, perché io prima facevo lo sviluppatore, avevo uno studio di ingegneria, lavoravo con l'università per i fatti miei. Quando ho introdotto questo concetto del sistema di sviluppo locale, inizialmente l'ha visto un po' quasi con un po' di titubanza, perché dicevo, vabbè, intanto c'è quello del fornitore, perché ne dobbiamo fare un altro locale nostro? Ebbene, vi posso dire che intanto, se dopo 15 anni ancora esistiamo, perché in qualche modo la formula ha funzionato. E poi, lasciatemi dire che io sto seguendo tutta l'Italia per questi sistemi e la maggior parte dei design, almeno quelli che sono partiti con Arrow, che è l'azienda per cui lavoro, sono partiti con il sistema, i sistemi nostri, adesso con YouMove, prima con quelli che facevamo prima. Ieri mi sono permesso di chiedere al mio amico Emilio se si guardava quante ce ne sono di Sabre in giro, più che altro per farmi un po' un confronto mentale, ma adesso sulle Sabre non lo so, però sulle versioni precedenti vi posso assicurare che avevamo quasi il monopolio della gente che partiva su queste tecnologie. Naturalmente per quelli che hanno la necessità di farsi una scheda proprietaria, perché ovviamente poi c'è anche la possibilità, oggi più che tanto tempo fa, di partire con le soluzioni dei SOM. In Italia comunque, e qui lo dico con rammarico perché io stesso poi, avendo questo team di gente che è in grado di supportare a 360 gradi queste tecnologie, siamo le stesse persone che proponiamo anche i SOM. Tuttavia c'è ancora un po' di aziende che hanno la necessità di realizzarsi loro la scheda, un po' per titubanza sulla continuità del SOM, un po' perché vogliono avere il completo dominio di quello che stanno realizzando. Ebbene, voglio dirvi che comunque con una soluzione YouMove, diciamo che si ha la possibilità di avere una soluzione veramente vicina a quello che il cliente vuole andare a realizzare, senza partire dalla soluzione del fornitore. Le regole di ingaggio sono abbastanza semplici, non è che, perché immagino, cosa che mi ponevo anch'io quando mi dicevano queste cose la prima volta, uno si stia ponendo, ok, ma cosa vuoi in cambio? Per adottare la soluzione YouMove mi stai dando, ipoteticamente, supponendo che sia vero quello che mi stai dicendo, mi stai dando tanto, cosa chiedi? A mio avviso poco, nel senso che noi quello che chiediamo è semplicemente che il cliente lavori con Arrow, ma tanto i componenti li dovrebbe comprare comunque da qualche parte, quindi diciamo che il distributore di riferimento possibilmente sia Arrow, perché come potete immaginare, per sviluppare una soluzione del genere comunque c'è stato bisogno di un finanziamento enorme. Ve lo vado a dire per chi dovesse passare a queste tecnologie: partire da zero, anche avendo la Sabre,
per realizzare un prodotto in casa, qui andate, consultate internet, si parla di investimenti che superano i 100.000 euro, dai 100.000 ai 200.000 euro, cioè partire da zero per realizzarsi una scheda proprietaria. Ebbene, questi soldi comunque sono stati necessari anche per sviluppare questa architettura, però in questo caso ovviamente li ha sostenuti la ARO, li hanno sostenuti la Fiscale e chiunque era in partnership con noi. Questo ovviamente a voi vi arriverebbe gratis, perché voi lo prendete questa soluzione e la adottate, la integrate direttamente sui vostri sistemi. Ho sentito battere le mani, quindi immagino che siamo quasi in conclusione. Niente, abbiamo qualche minuto, se avete qualche domanda, se volete chiedere qualcosa. In ogni caso io poi ci sono ancora al banco, se volete ulteriori informazioni, volete sapere che cos'è il nuovo. Comunque esiste un sito, è un po' poverino come sito, perché noi come ecosistema stiamo curando moltissimo lo sviluppo, ma siamo gente di università e non stiamo ancora dedicandoci molto al sito. Comunque esiste un sito, www.u-movo.com. Comunque esistono dei flyer lì sul banco eventualmente.